Una grande soddisfazione di tutta una squadra che veramente ha fatto un lavoro straordinario. Lo ha fatto in questa campagna elettorale, lo ha fatto in questi anni e credo che sia questo lavoro frutto di un impegno di molti e soprattutto della volontà anche di tanti cittadini marchigiani di darci una loro fiducia per ridare una speranza a questo territorio che merita sicuramente di tornare ad essere protagonista, ad esserlo con le sue imprese, ad esserlo con i servizi, ad esserlo soprattutto restituendo dignità ai territori colpiti duramente dal sisma che a 4 anni purtroppo per tante motivazioni che tutti ormai conosciamo in maniera forte e chiara non riescono a vedere ripartire neanche lontanamente la ricostruzione. Anche un'affluenza elevata rispetto alle regionali di 5 anni fa, che significato ha? Beh, c'era una voglia di cambiamento e credo che l'affluenza sia un segnale da cogliere in questo senso. Poi c'era stata per la prima volta una coalizione di centrodestra unita e non solo unita, anche aperta a tutta una serie di forze della società civile, a tutta una serie di forze anche provenienti da mondi di non propriamente di centrodestra che però hanno dato un contributo importante e che sono stati determinanti soprattutto nell'aprirci, nell'includere, nel mettere in discussione un programma che possa andare oltre il nostro perimetro tradizionale e possa entrare anche in tanti ambienti e tanti mondi che finora erano preclusi per il centrodestra. Presidente, con 350 seggi che ancora mancano, lei ha già preso più di 16.000 voti in più rispetto a quelli che prese Cerisciò 5 anni fa, come legge questo dato? Beh, l'ho detto prima, credo che sia una voglia di cambiamento, di discontinuità e ricercare sicuramente una speranza rispetto a tutta una serie di priorità e problematiche che sono rimaste in evase. E pensiamo alla ricostruzione delle infrastrutture, pensiamo al lavoro, alla sanità, tutti argomenti molto sentiti dal territorio marchigiano, che dopo 25 anni aspettava delle risposte e queste risposte non è riuscito a trovarle. Il suo risultato è anche quello più in linea con i sondaggi rispetto anche ad altre regioni, è molto netto, l'unica regione che cambia colore, è un dato politico in qualche maniera che avrà un peso? Ma guardi, sui sondaggi io ho detto che non li ascoltavo durante la campagna elettorale perché avremmo voluto vedere l'unico risultato che ci interessava era quello che leggiamo questa sera. Il dato politico è quello di un centrodestra unito. Io non ho vissuto la Toscana, non ho vissuto la Puglia, non ho vissuto il Veneto e le altre regioni che sono state al voto, ho vissuto le Marche. Le Marche è una regione che ha aspettato per 25 anni risposte che non ha trovato e ha deciso di dare un'opportunità al centrodestra e di dare e conferire una, di darsi e conferirsi una speranza in un nuovo governo. Sarà noi con responsabilità e maturità a saper essere all'altezza del ruolo che questa serie marchigiani ci hanno consegnato. Da che cosa partirete? Sanità e sisma? Beh, sisma, sanità, lavoro, cioè sono tante le priorità che noi dobbiamo trattare subito. Credo che la sanità e il sisma siano importanti, ma non possiamo pensare che siano seconde rispetto alle infrastrutture e al lavoro. Purtroppo siamo davanti a una stagione complicata e complessa e da subito bisognerà mettere in campo tutte le migliori energie e tutte le migliori idee affinché già dalla programmazione per i nuovi 7 anni della Comunità Europea, quindi tutte quelle che sono le politiche europee, il Recovery Fund, tutti quelli che sono le altre opportunità vanno colte al massimo cercando di essere attenti a non trascurare nulla fino al minimo al taglio. Oltre a questa voglia di cambiamento, anche i candidati hanno fatto la differenza secondo lei? Noi abbiamo una squadra molto competente di amministratori che già si erano contraddistinti in maniera inequivocabile nelle amministrazioni appunto locali, nei territori, una classe matura, come dicevo prima, che ha saputo anche superare quello che era il gap che finora ci aveva condizionato. Sicuramente questo è un dato che ci fa soddisfatti, ci responsabilizza, però ecco, noi dobbiamo leggere il dato elettorale, siamo felici di questa vittoria, ma dobbiamo subito guardare con molta attenzione a quelle che sono le priorità della nostra regione, perché la nostra vive una crisi. Molto profonda, la nostra regione vive una crisi molto profonda, il sisma ha segnato veramente in maniera molto negativa i territori, le comunità che si stanno spopolando, c'è veramente un equilibrio e un rapporto da ritrovare e da ricostruire tra istituzioni e territori. Vi insedierete già domani mattina? Noi da domani mattina lavoreremo, poi i tempi e i modi e le forme saranno quelli che sono previsti dai regolamenti, alle leggi e non sarà sicuramente quello il problema principale, però già da questa sera, da domani mattina abbiamo iniziato a sentirci e inizieremo subito a lavorare.